tappa obbligata per il turista è la visita alla piramide del Sole e a quella della Luna. Si impiegano 2 ore per raggiungere il sito archeologico e compiere l'ascensione sino alla vetta delle piramidi. Con la benedizione di Dio. Sembra ormai accertato, anche se ai messicani non fa piacere sentirselo ricordare, che i loro progenitori aztechi fossero cannibali, una tesi sostenuta da Jacques Soustelle molti anni fa e confermata da ritrovamenti e iscrizioni. Un popolo altamente evoluto nell'astronomia e ingegneria idraulica, gli aztechi non avevano grossi animali da allevare per nutrirsi con proteine nobili, perciò conducevano guerre con i vicini e i prigionieri erano sacrificati in cima alle piramidi da sacerdoti macellai che con un pugnale di malachite estraevano loro il cuore ancora palpitante e lo mostravano alla folla applaudente. Gli arti venivano poi staccati e gettati lungo i gradoni delle piramidi perché si frollassero.